Tutti, questo è un video tutorial di risposta al concorso che ha indetto la Coccinella Matta che si chiama Oggi Creo. Il tutorial è come creare dei semplicissimi chicchi di caffè in pasta polimerica, ovvero Fimo e Cernit. Per creare, diciamo, questi chicchi di caffè abbiamo bisogno di due tipi di panetti di Fimo. Io, non avendo il Fimo nero, ho usato il Cernit, ma possono andare benissimo insieme, tanto i tempi di cottura sono molto simili. Ho usato il Fimo Soft color caramello numero 7, scusate, numero 7, non so se... Vabbè, comunque 7 si vede. E il Cernit color nero. Non metti a fuoco, tesoro. Non metti a fuoco, vabbè. Comunque è nero, si vede. Mischiamo questi due colori. Ovviamente, se voi avete un panetto di Fimo o di Cernit, Cato Policlei, qualsiasi pasta polimerica che si avvicina molto al colore del chicco di caffè tostato, usate quello. Io, non avendolo, ho dovuto mischiare i due colori. Per chi come me non ha il panetto, del colore giusto, di rapporto fa 2 a 1, cioè due parti di Fimo color caramello in questo caso e una parte di Cernit nero o Fimo nero, insomma. Bene, allora ci servono appunto questi due panetti di Fimo oppure uno solo in caso avete il colore giusto, uno spillino. E ovviamente le nostre mani. Allora, prendete la quantità di Fimo, Fimo Cernit, quello di pasta polimerica che vi interessa, e fatene tante palline piccoline, tante quanti bottoni volete realizzare. Io ne ho fatte un po', anche perché mi servono anche per un altro, chiamiamolo concorso, uno swap. Ecco qua. Io ne ho fatta all'incirca 4, 7, 10, sono 10. Ok, allora. È semplicissimo, basta fare delle piccole palline, vedete? Delle piccole palline e prendere lo spillo, semplicissimo. Cercare il centro più o meno del, ecco, il centro del chicco di caffè, di quello che diventerà il nostro chicco di caffè, e premere. Un consiglio, siccome io ci farò dei bottoncini, se voi ci volete fare, diciamo, una specie di charm, per dei braccialetti, qualsiasi cosa, non andate fino in fondo, perché poi quando andremo a realizzare, sempre con lo spillino, i buchini, li andremo a fare qui al centro, nello spacco che siamo andati a creare con con appunto lo spillino. Bene, che cosa facciamo adesso? Adesso piano piano andiamo e facciamo un piccolo buchino, ecco qui, e allarghiamo un po' la pasta, ecco qua, uno qui, e uno qui, in modo che se la persona qui volete regalarlo, regalato dei bottoni, può benissimo metterli da qualche parte. Ecco, vedete.
ci sono i bottoni. Ripetete lo stesso, ripetete lo stesso procedimento per tutte le altre palline, così arriverete a questo tipo di bottone. Ecco qua. Oddio, non sembra proprio un chicco di caffè perché è un po' troppo schiacciato, ecco, in lunghezza. È un po' grassoccio, sembrava un culetto, più che altro, passatemi il termine. Però diciamo, i chicchi di caffè non sono mica tutti uguali o perfetti, quindi non è un problema se vengono un po' storti, ecco. Comunque, alla fine della fiera, questo è il nostro chicco di caffè. Metti a fuoco, bellina, su. Niente. Mi dispiace, ma ho già voglia. Allora, questo è il nostro chicco di caffè finito, quindi vi ripeto, se volete fare dei bottoncini, non arrivate fino in giù. Quando andate a dividerlo con, che sia uno spillino, che sia uno stuzzicadente, perché sennò poi, quando andate a fare i buchini o il buchino per metterlo come ciondolo, come qualsiasi altra cosa, va a lacerarsi la parte di sotto e poi praticamente vi si divide a metà il chicco di caffè. Bene, io con questo ho concluso, spero che il tutorial piaccia anche perché è il primo che faccio, e alla prossima. E ringrazio, ecco, prima di chiudere volevo ringraziare tanto tanto la Coccinella Matta per avermi dato la possibilità di partecipare a questo suo mini concorso. Grazie Cristina, ti bacio, muah, e ciao a tutti da me e dal Chicco. Ciao ciao!